IRP e tecnologia evoluta spesso e volentieri sono un ossimoro, nel senso che si parla di IRP e si parla di un prodotto maturo, ma non è veramente così, perché i software vendor, qui parliamo di software vendor di peso, di software vendor internazionali, in realtà hanno assorbito all'interno delle loro soluzioni tutte le ultime tecnologie. Per esempio parliamo di machine learning, per esempio parliamo di intelligenza artificiale, dell'utilizzo dei big data, e questo ha fatto sì che fosse necessario modificare in maniera significativa anche le architetture alla base di queste soluzioni, e quindi parliamo di cloud. Non tantissimi anni fa era quasi assurdo immaginare di poter parlare di private cloud, oggi si parla di multi-tenant ed è normale, nessuno si pone questo problema. È proprio questo livello di innovazione nell'architettura che ha permesso soluzioni decisamente più evolute. Oggi nell'ambito dell'IRP noi portiamo anche soluzioni legate a modelli matematici, a pianificazioni, a capacità finita, tutti argomenti che non erano assolutamente oggetto di un IRP qualche anno fa. E mi piace ricordare anche che, per esempio, il tema del mobile, che è un tema assolutamente scontato per molte delle applicazioni quotidiane in un'azienda, non lo era e non lo è stato fino a poco tempo fa nel mondo dell'IRP. Oggi invece il mobile è un'altra di quelle tecnologie che noi riusciamo a portare sul mercato legandole al tema dell'IRP grazie ai nostri software vendor, da non dimenticare, perché poi il grosso dell'investimento in tecnologia lo fanno loro, noi lo veicoliamo sul mercato. La scelta non è stata una scelta, è stata quasi il caso, però poi dall'esperienza nasce un processo più razionale, quindi il caso e la razionalità si incontrano e nasce la storia che non è più storia ma diventa l'actual, diventa il quotidiano, e quindi la storia di Altea In è diventato il nostro day by day in un settore che richiede sempre più innovazione. Richiede innovazione perché l'Italia è sempre stata una realtà nel mondo manifatturiero vista come eccellenza, soprattutto in alcuni settori. Impensabile immaginare che l'information technology non lo sia. E quindi da questo percorso naturale abbiamo fatto nascere le esperienze legate, ovviamente 4-5 anni fa, al tema dell'Industry 4.0 che il governo aveva portato all'attenzione di tutti, e anche qui necessità e virtù si sono unite. Noi abbiamo seguito quel percorso, lo abbiamo seguito cercando di essere pronti a portare quei concetti di Industry 4.0 trasformandoli in fatti concreti. Quindi quello è stato il primo passaggio, e oggi abbiamo addirittura deciso di veicolare, attraverso un programma, progetto che si chiama Fed to Future, quindi la nostra federation verso il futuro, su argomenti decisamente interessanti come possono essere ad esempio l'hyperautomation, come possono essere l'IT as a service, l'intelligent enterprise. Questi sono argomenti che noi abbiamo sviluppato. C'è una dicotomia spesso e volentieri tra quello che si è e quello che si vorrebbe essere. Io provo a raccontare quello che spero i clienti ci riconoscano. Essere consulenti in Altea In vuol dire ascoltare. Senza un ascolto attento dei bisogni dei nostri interlocutori, un progetto non può avere assolutamente successo, non può sperare di essere un progetto di successo. Il passo successivo rispetto all'ascolto è l'azzeramento delle barriere culturali tra quello che il consulente porta e quello che il cliente riceve, e questo vuol dire fare del training, non inteso come formazione, ma essere proprio il teacher, l'insegnante di chi abbiamo di fronte, perché chi abbiamo di fronte ha più esperienza di noi per quanto riguarda il quotidiano, per quanto riguarda il processo, per quanto riguarda l'esperienza sul campo. Noi siamo quelli che hanno imparato negli anni a teorizzare questo quotidiano, e quindi ascoltando e formando
azzeriamo la barriera. Questo spero sia essere consulenti in Altea-In. Il modello federato è un modello olonico. Noi in realtà parliamo di un modello organizzativo che vede all'interno della nostra organizzazione ogni azienda autonoma, portatrice di alcuni contenuti, di alcuni concetti, di alcune competenze, ma le cui barriere tra un'azienda e l'altra sono state del tutto azzerate. Questo perché? Perché oggi che si parla tanto di digitalizzazione, di progetti nell'ambito digitale, ci rendiamo conto che le competenze per poter arrivare a soluzioni complete ed esaustive sono veramente tante. Quindi non è pensabile che un'azienda possa da sola rispondere a tutti questi temi che il cliente ci porta di volta in volta sul tavolo. Ne consegue che l'abolizione del tutto trasparente al cliente della barriera tra una competenza e l'altra garantisce soluzioni in tempi veloci e la fluidità nel raggiungimento di questi risultati. Questo concetto di fluidità sta alla base del modello olonico.